Cari amiche e cari amici, benvenuti in questo nuovo video. Mi trovate in queste condizioni quasi da paura, in cui ho solo un pochino di correttore perché faremo un video dedicato alla linea pomelo, che è la linea che ho comprato nell'ultimo video haul, cioè prodotti per capelli. Siccome la maschera che metterò richiede 30 minuti di posa, cominciamo subito con la maschera e poi vi racconto tutto. Ok, rieccomi tornata. Questa è la maschera che noi andremo a mettere ora, è appunto della linea Pomelo & Co. Si chiama Vanilla Boost ed è una maschera riparatrice molto idratante con mandorle e cocco. Lo avevamo visto anche nel video 1. Allora, io mi do un'altra pettinata ai capelli. Allora, i capelli sono ben pettinati, anche perché li ho pettinati per mezz'ora prima di accendere la videocamera. Quindi, penso che ci convenga sicuramente dividerli e poi farli anche piccole ciocche. Comunque, questa è la maschera, raccomandano di metterla almeno 10 minuti in frigo. Cosa che io ovviamente ho fatto, e poi dicono di prendere una noce di prodotto. Vediamo se questa noce di prodotto basterà ai miei capelli, che non sono affatto pochi. Allora, intanto è molto unta, non so se so come farvi vedere. È veramente una roba terribilmente unta, ho anche bagnato a terra. Non so se mi piace questa cosa. Vabbè, andiamo così, forse andava shakerata prima. Comunque, allora, sui capelli qualcosa resta. Allora, rieccomi. Adesso provo shakerando un po' il prodotto. Tanto, come i bambini. Vediamo se... Allora, no. L'oleosità la confermo. Forse andava messa in frigo proprio per ridurre questo orribile effetto unto. Non so se mi piace. Comunque, come vedete, anche dei capelli sono veramente untarelli. Capisco perché questa maschera dicano di metterla esclusivamente sulle punte, perché è veramente tanto unta. Allora sì, penso proprio che il discorso della metterla in frigorifero serviva per compattarla, per non avere questo effetto. Perciò non fidatevi dei 10 minuti, ma tenetela in frigo qualche minuto in più. Alexa, metti un timer per 30 minuti. 30 minuti a partire da 1. Ok, io adesso ho... Ok, io con i capelli raccolti adesso vi racconto com'è andato il fatto dell'acquisto. Era da diverso tempo che vedevo online questi prodotti. Come sempre li ho visti prima alle youtuber straniere e poi invece li ho visti youtuber e influencer straniere e poi li ho visti in Italia. Perciò l'11 aprile ho deciso di fare un ordine. Ho usato un codice che ho stampato le pagine, non ricordo quale fosse. Allora, il codice è per te60 e ho visto che è ancora attivo perché gira nelle pubblicità che ci sono su Instagram. Ci sono tantissimi codici continuamente, di questo parleremo dopo. Comunque, questa è una linea di prodotti newyorkese, anche se a noi è arrivato il pacco, dico a noi italiani, il pacco è arrivato dalla Germania, anche lui da Berlino, ho visto dall'indirizzo.
cosa ho preso in questo ordine che è arrivato in questa confezione. Ovviamente qui c'era l'indirizzo, io l'ho tolto. La confezione è molto carina, qui c'è scritto assolutamente brillante e poi qua ci sono tutti i loro prodotti. Allora, cominciamo subito da questa famosa maschera, che è appunto una maschera idratante. Vi ho fatto vedere il tutto, molto unta, non mi piace. Comunque, sono 100 ml, quindi parecchi. Questo prodottino qua, in questo caso, lo ho pagato niente, perché con questo codice era il regalo. E questo era quello che mi interessava di più. Per la cifra di 18,98 euro, ma che costava 19,98 euro, ho preso il mio massaggiatore. Allora, è in questo sacchetto, che è veramente bellissimo, molto chic. Questo va assolutamente indicato. Ho preso questo massaggiatore in silicone, è molto morbido, serve per stimolare la cute, che la microcircolazione è stimolata. Sulla impugnatura c'è la P di pomelo e c'è il loro logo. Su questo niente da dire, se non che io lo volevo verde, però vabbè. È bello, ripeto, il sacchettino, perché si porta tranquillamente via. Tra l'altro, nei prezzi che vi dico, io ho speso leggermente meno perché ho costruito un set su misura. Avete la possibilità di creare un set in base al numero di pezzi, vi fanno un piccolo sconto e poi c'era l'ulteriore sconto. Io, rispetto ai prezzi che c'erano in quel giorno sul sito, avevo un 5% in meno. Poi, un applauso alla mia furbizia. Ho comprato questo prodotto, sembra anche un po' cinese. Si chiama Cosmic Shine Heat and Color Protection, quindi protezione dal calore e protezione del colore. Adesso sentiamo che odore ha. Odore come il lo shampoo. Ha un odore speziato, che, vi dico la verità, non è un profumo, è proprio un odore, non mi piace particolarmente. Comunque ho scelto questo perché, appunto, per i capelli colorati, io li ho colorati ma decolorati, però mi sembrava quello più adatto a me. Questo prodotto, che io ho acquistato erroneamente perché volevo lo shampoo ma non mi sono resa conto che stavo facendo questo errore, era sul sito con un prezzo di 29,98 euro full price. Col mio sconto era 28,48 con appunto poi l'ulteriore sconto. E poi dei prezzi del sito ne parleremo un secondo successivamente. Poi ho comprato queste, che sono un po' i loro cavallo di battaglia insieme alla maschera. Confezione bellissima perché è opaca, con il nome dell'azienda in lucido. La confezione è molto chic, nel senso, è fatta molto bene, e ti credo, perché quei prezzi che mettono, mancherebbe altro. La boccettina, che mi sembrava tanto piccola, è come quella dei loro concorrenti, cioè 30 ml. E poi vi dico anche quanto era lo shampoo, perché non me l'ho detto. Sono delle gocce a tutti gli effetti, è tutto in vetro, quindi mi fa molta paura. Il profumo è di vaniglia. Anche in questo caso servono per dare luminosità e per nutrire un pochettino i capelli. Infatti dicono è un mix super nutriente. 29,98 è il prezzo sul sito, 28,48 è il prezzo che ho pagato io, ma poi nella realtà c'è il successivo sconto. Queste si mettono ovviamente una volta che avete finito di utilizzare tutti i vostri prodotti, avete lavato i capelli, li avete tamponati o pre o dopo asciugatura. Vi lasciano i capelli un po' più luminosi di quello che sarebbero normalmente. Poi ho preso questo turbante, che sul sito tecnicamente costerebbe 19,98 euro. Ovviamente ha
ricamato il marchio ed è in fibra di bambù, che se a me, vi devo dire, poi sembra in cotone. Il cartellino reca 94% poliestere, 6% poliamide. Non è neanche cotone, perfetto. Si può lavare a 60 gradi. È l'unica cosa che non userò oggi perché ovviamente io mi sono dimenticata di lavarlo. Comunque, veniamo poi a quello che è il costo di tutto questo set. A me sarebbe costato, senza ulteriori codici promozionali, 95,92€, mentre il prezzo full, se voi andate sul sito, acquistate così senza creare set e null'altro, sarebbe stato 124,90€. Ma torniamo al nostro 95,92€, meno 60% sono 38,37€. La spedizione in questo caso, oltre i 20€, è gratuita. Ci ha impiegato circa una settimana, direi, se non meno, forse anche qualche giorno meno. Generano un codice, che è un codice di Bartolini. Il pacco parte dalla Germania, quando rientra in Italia potete tracciare il vostro pacco perché si attiva il codice. Io ho scritto al servizio clienti dicendo: scusate, ma il codice che mi avete mandato non esiste, perché non sapevo di tutto questo giro all'estero. Poi, siccome volevo fare un video completo in cui usavo dalla maschera alle goccine comprese di shampoo, ho pensato di comprarlo, ma a un prezzo improponibile, perché lo shampoo era 39,90€ sul sito, anche con i vari sconti. Comunque poi avrei dovuto mettere la spedizione e quindi mi veniva comunque a costare una cifra che non ero disposta a spendere, non conoscendo il prodotto. Di conseguenza ho pensato di comprarlo su Vinted. Vi ho fatto un video di Vinted, vi lascio qui le schede se non sapete di cosa sto parlando. Comunque l'ho comprato su Vinted, è arrivato in 5-6 giorni perché la ragazza non l'ha spedito subito. Io ovviamente faccio riferimento dal giorno in cui ho fatto l'acquisto. L'ho pagato circa 10,50€, questo è 250ml e questo è 250ml, così avete anche un'idea delle quantità. È ovviamente della stessa linea dello shampoo, del balsamo, scusate. Non ha un profumo particolarmente gradevole perché ha un profumo molto speziato, di quelle spezie tipo asiatiche, non lo so. C'è qualcosa che non mi piace particolarmente. Scusate se sentite dei rumori di sottofondo, ma stanno festeggiando il 25 aprile perché è una piazzetta di fronte a casa. Protegge il colore e dal calore, realizzato con fico d'India e provitamina B5 per donare ai capelli una vitalità cosmica. Ecco, comunque si può dire che in tutto ho speso sulla quasi 50 di euro per questo set, che è un set abbastanza completo, che noi andiamo a provare oggi ben appunto assieme. Io volevo aprire appunto la parentesi sui prezzi, perché per il video haul di cui vi parlo in linea molto generale e molto veloce di questo prodotto, di questo marchio, ho preso i prezzi aggiornati e ho visto che sono diversi. Ad esempio, il balsamo che io avevo messo l'11 aprile sul loro sito a 29,95€, l'altro ieri, quindi parliamo del 22-23 aprile, era 39,90€. 95,99€, adesso non so, però comunque 10€ in più. Così come la maschera, un giorno la vedo a 27, un giorno la vedo a 29, un giorno la vedo a un altro prezzo. Questo tipo di concetto secondo me non è molto serio, anche perché le persone spesse volte oggi tengono d'occhio i prezzi. Non ritengo che sia corretto cambiare ogni 2x3 il prezzo del sito, e comunque il fatto di avere dei prodotti sempre costantemente al 50-60% di sconto implica che quel prodotto probabilmente non dovrebbe avere il prezzo che loro recano sul sito, perché tu non puoi avere un sito 12 mesi all'anno con il 50-60% di sconto. Quindi la polemica sul prezzo è questa, cioè piuttosto mettete dei prezzi un po' più bassi ma che siano veritieri, e poi qualche volta l'anno
la promozione per dar valore al prodotto. Così sinceramente passa che il prodotto ha molto meno valore di quello che loro dichiarano. Poi è carino perché spesse volte ti danno un omaggio, la maschera, il turbante, le gocce, quello che ti pare, quindi questa cosa è positiva. Però attenzione coi prezzi, perché è difficile trovare un prezzo fisso. Questa è la mia esperienza, avendo visto questi prodotti un po' di tempo, nei mesi, ma soprattutto nell'ultimo mese ho guardato molto spesso il loro sito. Quindi, ciò detto, io vado a fare le mie cose e ci vediamo quando sono scaduti i 30 minuti. Ok, io ho fatto il letto, ho lavato i miei pennelli del trucco e questi sono i capelli alla fine del mio trattamento. Cosa che posso già vedere da subito, sono molto lucidi perché sono pieni di olio fondamentalmente. Ora vado a lavarli e ci vediamo tra poco. Vi racconterò come è effettivamente andata. L'unica cosa che non userò è il massaggiatore perché non ho tempo, ho dei tempi un po' stringati oggi, però vediamo come vanno tutti gli altri prodotti. A più tardi! Allora, rieccomi tornata, mi sono anche nel frattempo truccata per uscire. Questo è il mio turbante casalingo. Allora, circa lo shampoo, devo dire che non è un shampoo che fa particolare schiuma, così come dicono essere, diciamo, migliore in commercio. Non mi piace l'odore perché ha questa etnicità che non è di mio gusto, però come potete ben notare rende i capelli facilmente pettinabili, che è una pecca dei miei capelli, che invece solitamente sono molto 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 annodati. Quindi li districa abbastanza bene. Lo shampoo è piacevole anche come consistenza, invece il balsamo, scusate, è piacevole, invece lo shampoo è molto liquido. Quindi bisogna stare molto attenti perché se no rovesciate metà boccetta in un secondo. Però a parte sono queste cose che forse perché io non sono abituata a prodotti di questa tipologia. Come ben sapete, io acquisto prevalentemente prodotti che troviamo al supermercato, perciò, a parte quando avevo dovuto comprare quelli di Kerastase perché avevo i capelli rovinati, ecco, però in linea di massima i capelli si pettinano molto facilmente. Allora, non sono proprio del tutto districati, ma voglio farvi vedere una foto, anche se non abbiamo fatto, mannaggia, nessuna foto del prima, però voglio farvi vedere un secondo come sono i prodotti adesso. Eh sì, come sono i capelli ora. Ok, vado ad asciugarli e vediamo il risultato finale. Ok, allora, questo è il risultato dei capelli più o meno asciutti. Non sono asciuttissimi, ma devanna. Quindi, alla vista sembrano molto belli. Sembrano abbastanza luminosi, abbastanza sani. Per essere dei capelli decolorati, però vi devo dire che alla mano non sono morbidi. Sono un po' crespetti. Vi faccio vedere una foto, cioè un'immagine invece da dietro. Questi sono i miei capelli pre-gocce, quindi adesso mettiamo anche le nostre goccine. Allora, le indicazioni dicono di mettere da 1 a 3 gocce e quindi noi procederemo. Ne ho messe 3 perché i capelli sono parecchi. E quindi vediamo un po', siamo un po' poche, 3, però. E facciamo un ultimo giro
e poi andiamo a vedere il risultato. Ovviamente io lo vedrò solo in post produzione, magari vi lascio un commento. Questi sono i capelli pettinati e con la goccina. Magari mettiamo in montaggio pre-goccia e con le gocce. Io, se vi dovessi dire che questi prodotti sono wow, per il momento no, mi sembra molto normali. Dicono che bisogna usare i prodotti 6 volte di fila per poter apprezzare l'esito sui capelli, quindi siccome noi siamo curiosi, faremo 6 applicazioni di questi prodotti, quindi me ne mancano 5. La quinta la riprenderemo e faremo la stessa cosa con i prodotti del competitor e analizzeremo quello che è il risultato. Ovviamente io prenderò in considerazione maschera, shampoo, balsamo e goccine. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!